È un percorso, io ne sono convinto, che porterà frutti anche dopo, perché insieme dobbiamo lavorare, perché queste cose siamo noi, la nostra terra, è il nostro futuro, è il nostro paese, è il nostro continente. Allora per me il grazie è fortissimo, e non dici commosso, ma no perché pianga adesso, se anche uno piangesse non ci sarebbe niente di strano, ma non è che pianga adesso, ma commosso perché davvero c'è un movimento di emozione e di razionalità molto forte, perché si riconosce l'importanza di questo progetto. Il grazie commosso, il grazie sentito, e a tutti quelli che hanno dato vita. Sì, ha ragione Gerardo, quando mi ha mandato i primi messaggi, i primi, diciamo, rendering, non ci sono emoticon che possano rappresentare quant'era l'entusiasmo che io stavo vivendo. Avrei voluto inventare qualche altro emoticon. Io ringrazio voi per avermi conosciuto, poi noi ci siamo conosciuti con Ezio Bosso, e quindi è ancora più emozionante questa cosa. Grazie, ma proprio per lo spirito che ha presentato, grazie a voi, LGHM, tutti, guardate quanti sponsor. Ha ragione Gerardo, che è un territorio intero che si unisce. Grazie a Gerardo, grazie a Chiara, grazie anche ai miei colleghi di giunta che sono impegnati, come tutto lo staff tecnico. Bene, e grazie ai media qua presenti. Bene. Questo è uno dei passi che stiamo facendo, perché al dolore si risponde con la vita. Al dolore si risponde con la vita. E al dolore si risponde con la speranza e con l'entusiasmo, che devono diventare cose concrete, percorsi concreti. E questa cosa noi la facciamo per noi stessi e anche per tutti quelli che vivono e lavorano nella nostra città. E secondo me sarà un botto di promozione, perché la nostra città è bellissima. E sarà ancora di più visitato. Finisco così. Avete visto i dati del turismo del 19 sul 18 e del 18 sul 17? Siete contenti? Siamo contenti di questi dati? Porco cane, un po' di entusiasmo servirà. Non ce n'è tantissimo, dai, un po' di entusiasmo servirà. Adesso le mascherine vi nascondono il sorriso, però io immagino che di sotto le mascherine ci sia un sorriso, e chi non ha la mascherina e non sta sorridendo non va mica bene. I dati del turismo sono in crescita, ragazzi, evviva! Allora, torneremo ad averla in crescita, certo, torneremo, con Barbara ci sta lavorando, Luca tantissimo e tutta la città, torneremo. Questo progetto aiuterà tantissimo a portare in crescita ancora questi dati, ma lo facciamo innanzitutto per noi, per il nostro futuro e perché dal dolore ne usciamo con la speranza. Grazie.